Barcellona è una vivace città situata sulla costa nord-orientale della Spagna, ed è la capitale della regione della Catalogna. Con la sua combinazione di bellezze architettoniche, cultura vibrante, deliziosa gastronomia e spiagge mozzafiato, Barcellona è diventata una delle destinazioni turistiche più popolari d'Europa. Ecco i 10 miglior posti e attrazioni da vedere a Barcellona. Numero 1. La Sagrada Famiglia. La Sagrada Famiglia è una straordinaria basilica cattolica situata nel cuore di Barcellona, in Spagna. È una delle opere più iconiche e riconoscibili al mondo, nota per il suo design unico e il suo impatto architettonico. La costruzione della Sagrada Famiglia iniziò nel 1882 sotto la guida dell'architetto catalano Antoni Gaudí. Tuttavia, a causa di vari ostacoli, tra cui la guerra civile spagnola e la mancanza di finanziamenti, il progetto è ancora in corso di realizzazione, con una data stimata per il completamento fissata per il 2026. Ciò che rende la Sagrada Famiglia così straordinaria è il suo design senza precedenti. Numero 2. Parco Güell. Il Parco Güell è un affascinante parco pubblico situato a Barcellona. È stato progettato dall'architetto Antoni Gaudí e rappresenta un esempio straordinario del suo stile unico e innovativo. Il parco offre una vista panoramica spettacolare sulla città e sul mare. È caratterizzato da strade sinuose, terrazze panoramiche, colonne ricoperte di mosaici colorati e forme organiche che si fondono perfettamente con l'ambiente naturale circostante. Uno dei punti salienti del Parco Güell è la famosa Sala delle 100 Colonne. Questo luogo incantevole invita i visitatori a passeggiare e a immergersi nell'atmosfera unica e surreale creata da Gaudí. Il Parco Güell è un luogo dove l'arte, la natura e l'architettura si fondono in un modo straordinario. Numero 3. Torre Agbar. La Torre Agbar, conosciuta anche come Torre Glories, è un edificio iconico situato nella città. Progettata dall'architetto francese Jean Nouvel, la torre è diventata un simbolo della modernità e dell'innovazione dell'architettura catalana. La sua costruzione è stata completata nel 2005 e l'edificio si erge per un'altezza di 144 metri, con 38 piani. La forma unica della Torre Agbar è ispirata a un geyser in eruzione e presenta una serie di sfaccettature e illuminazioni che cambiano colore durante la notte, creando uno spettacolo di luci. È diventata un punto di riferimento per i visitatori di Barcellona e un'icona della città. È particolarmente spettacolare di notte, quando le luci si accendono e creano un'atmosfera suggestiva. Numero 4. La Rambla. La Rambla è una celebre via pedonale situata nel cuore di Barcellona. È un insieme di diverse sezioni che si estendono per circa 1,2 km, dal famoso Monumento di Colombo al Plaza de Catalunya. La Rambla è un luogo vibrante e vivace, costantemente animato da una varietà di attività e dalla presenza di locali e turisti. Lungo il percorso, si trovano negozi, caffetterie, ristoranti, bancarelle di fiori e artisti di strada che aggiungono un tocco di colore e animazione all'atmosfera. La Rambla offre anche accesso alla zona portuale e alle spiagge di Barceloneta. La Rambla è un luogo affascinante che riflette lo spirito e l'energia di Barcellona. È un punto di incontro sociale e culturale, un luogo ideale per passeggiare e immergersi nell'atmosfera vivace della città catalana. Numero 5. Barceloneta. Barceloneta è un quartiere costiero situato nel distretto di Ciutat Vella, a Barcellona. Questa vivace zona è una delle destinazioni più popolari della città per coloro che desiderano godersi il mare e l'atmosfera rilassata della spiaggia. Il quartiere di Barceloneta è noto per le sue ampie spiagge di sabbia dorata, che attirano sia i turisti che i residenti locali in cerca di sole e mare. Qui è possibile rilassarsi sulla spiaggia, prendere il sole, fare una nuotata nel Mediterraneo o partecipare a diverse attività acquatiche come il surf o il paddleboarding. Oltre alla spiaggia, Barceloneta offre una vivace vita notturna e una grande varietà di ristoranti, bar e chiringuitos. Numero 6. Casa Milà. Casa Milà, anche conosciuta come La Pedrera, è un'iconica residenza situata a Barcellona. Progettata dall'architetto catalano Antoni Gaudí. È considerata uno dei capolavori dell'architettura modernista e un importante simbolo dell'innovazione e della creatività di Gaudí. La Casa Milà è caratterizzata da una facciata ondulata e organica, che sembra fluire come onde del mare. Le sue linee curve e i suoi balconi in ferro battuto sono decorati con dettagli unici,
come le famose chiocciole realizzate in ceramica smaltata. L'interno della casa Milà è altrettanto impressionante, con un design innovativo e sorprendente. Numero 7. Montjuïc. Montjuïc è una collina situata nella parte sud-ovest di Barcellona. Questo luogo affascinante offre una combinazione di bellezze naturali, siti storici e attrazioni culturali che attirano visitatori da tutto il mondo. La collina di Montjuïc è ricca di storia e offre una vista panoramica spettacolare sulla città e sul mare. La sua posizione elevata lo rende un punto di osservazione ideale per ammirare l'intera Barcellona e il suo skyline. Il Parco Olimpico, costruito per i Giochi Olimpici del 1992, presenta lo Stadio Olimpico, l'Anello Olimpico e la Torre di Comunicazioni. Il Parco di Montjuïc è famosa per le sue fontane magiche, che offrono spettacoli di luci e musica che incantano i visitatori. Numero 8. La Boqueria. La Boqueria, ufficialmente conosciuta come Mercat de Sant Josep de la Boqueria, è un famoso mercato alimentare situato nel cuore di Barcellona. È uno dei mercati più antichi e rinomati d'Europa, con una storia che risale al 1217. La Boqueria è un luogo vibrante e affascinante, noto per la sua vasta selezione di prodotti freschi e di alta qualità. Qui troverai bancarelle che vendono una varietà di prodotti alimentari, tra cui frutta e verdura fresche, carni, pesce, formaggi, dolci, spezie e molto altro ancora. La Boqueria offre anche una piacevole esperienza sensoriale. Le bancarelle sono piene di colori vivaci, profumi invitanti e suoni animati. È un luogo dove puoi immergerti nella cultura gastronomica spagnola. Numero 9. Monte Tibidabo. Il Monte Tibidabo è una collina situata nella periferia di Barcellona, in Spagna. È uno dei punti panoramici più suggestivi della città, offrendo una vista spettacolare su Barcellona e sul suo litorale. La sua altitudine di 512 metri lo rende il punto più alto della Sierra de Collserola, una catena montuosa che circonda la città. La cima del Monte Tibidabo è raggiungibile tramite una strada tortuosa o con la comoda funicolare. Il Monte Tibidabo è famoso per essere sede del Tempio Espiatorio del Sagrat Cor, una basilica imponente che si erge sulla cima della collina. Il Monte Tibidabo ospita anche un parco divertimenti, il Parc d'Attractions Tibidabo, che è uno dei più antichi d'Europa. Il parco offre una varietà di attrazioni per tutte le età, tra cui giostre classiche, montagne russe e una vista spettacolare sulla città. Numero 10. Parco della Ciutadella. Il Parco della Ciutadella è un meraviglioso parco pubblico situato nel centro di Barcellona. È uno dei parchi più grandi e affascinanti della città e offre una grande varietà di attrazioni e spazi ricreativi. Il parco si estende su una superficie di circa 70 ettari e ospita al suo interno numerose attrazioni, come il famoso Parlamento della Catalogna, il quale si trova in un imponente edificio neoclassico. Un altro punto di riferimento all'interno del parco è l'imponente cascata monumentale, una cascata di stile neoclassico con una statua dorata in cima. Il Parco della Ciutadella offre anche diverse opzioni per il divertimento e il relax. È possibile noleggiare barche a remi e navigare sul lago centrale. Il Parco della Ciutadella è un luogo molto popolare per i residenti e i turisti, ed è un'oasi di tranquillità nel cuore della città. Offre una piacevole fuga dalla frenesia urbana, permettendo alle persone di godere della natura, dell'arte e del divertimento in un unico luogo suggestivo. Barcellona è una città affascinante e multiculturale che offre una vasta gamma di attrazioni e esperienze uniche. Cosa aspetti a visitarla?